Una buona serata, l'appuntamento è il numero 5 con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Ovviamente in primo piano parleremo del mondo dei professionisti, si è chiusa la settimana Coppi e Bartali, ma si è corsa anche la Gent-Wevelgem, vittoria del campione olimpico Greg Van Avermaet, non senza polemiche che hanno riguardato il campione del mondo Peter Sagan e Nicky Terpstra, e si preannuncia un Giro delle Fiandre davvero infuocato. Parleremo di questo, ma soprattutto poi parleremo di casa nostra con una bella vittoria a Corridoia da parte di un corridore di una squadra abruzzese, corridore abruzzese di una squadra abruzzese, e poi parleremo anche di mountain bike con una manifestazione tra le più antiche, anzi forse la più antica di mountain bike della nostra regione. Andiamo con ordine, vi ricordo che potete interagire con noi al numero di SMS che tra un po' vedrete in alto a destra dei vostri teleschermi, ve lo dico perché oramai lo conosco di fatto a memoria, 392-623-7060, tra un po' lo vedrete anche in sovraimpressione per farci delle domande, delle considerazioni, magari far rispondere i nostri ospiti. Eccolo qua il numero di SMS, grazie a Maurizio Dagui che già ringrazio dalla regia, così come già ringrazio Silvia Gentile alle camere, e così come ringrazio e lo ritrovo con particolare piacere alla mia sinistra Luciano Robottini. Ciao Luciano! Buonasera, buonasera a te Jacopo e buonasera a tutti. E poi, reduce da una trasferta francese, ti abbiamo ascoltato qualche giorno fa, eri oltralpe, invece siamo contenti che ci sei venuto a trovare, direttore sportivo dell'Androni Sidermec, tenuta Ulisse Bottecchia. Bottecchia, Alessandro Spezialetti, ciao Alessandro. Buonasera. Buonasera. Poi ci parlerai anche, perché lo avevamo fatto per telefono, anche di questi corridori sudamericani, colombiani che vanno molto molto forte, eh? Perché poi abbiamo detto della Tirreno, però hai avuto anche delle soddisfazioni al Coppi e Bartali, avete avuto. Umberto Di Giuseppe, ciao Umberto. Buonasera. Perché il corridore della squadra che ha vinto è il tuo, poi ne parleremo. Saluto Uliano Starinieri, ciao Uliano. Buonasera a voi. Bentornato nei nostri studi. E poi, insieme a Uliano, saluto, che organizzatore sempre del Tour degli Ulivi, Paolo Grande. Ciao Paolo. Eccolo qua. E poi, lui ha vinto a Corridoia, stasera ci racconterà la corsa, peraltro vedremo anche il servizio della tua vittoria. Fabrizio Titi, ciao Fabrizio. Complimenti. Grazie. Poi abbiamo parlato di corridori sudamericani e invece tu, caro Umberto, vai sempre in Oceania, di fatto. Matt Chambers, ciao Matt! La lunga tradizione australiana della tua squadra. Va bene, ci fermiamo qui. Un piccolo break di pubblicità, non cambiate canale, tra pochissimo inizia Velo numero 5. A tra poco. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. You're the one. You're the star. You're the one. You're the star. You're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Yeah.
Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. La suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine Ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese un'affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice. Siamo a Corropoli, strada provinciale 259, viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e dal mare. Info e prenotazioni 0861 810129. Chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione a controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manopello, via Vallone 16. Eccoci qua, pronti a partire per questo quinto appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, come ogni giovedì alle 21 in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre. Come detto nell'anteprima, nella quale vi abbiamo presentato anche gli ospiti, partiremo come sempre facciamo con l'ambito dei professionisti, aspettando il Giro delle Fiandre. Va in archivio una Gent-Wevelgem che per quanto riguarda la vittoria
vittoria va a Greg Van Avermaet, ma probabilmente oltre alla vittoria del belga della BMC forse ci restituisce una polemica che continua nei giorni e che riguarda proprio il campione del mondo di cui abbiamo parlato tanto in queste prime settimane, il campione del mondo Peter Sagan, con Niki Terpstra, ma che poi è una polemica che si è estesa di fatto alla Quick Step in senso generale. Perché? Perché tra un po' vedremo le immagini della corsa. Intanto parto con te, Alessandro, per chiederti: vittoria dal punto di vista del grande nome, ci siamo. Greg Van Avermaet in questo momento ha non solo è fortissimo, campione olimpico uscente, ma soprattutto ha una condizione di forma che diventa anche difficile trovargli qualche punto debole. Ecco, qui è sull'ultima di fatto asperità, anche se eravamo a 35 km dal traguardo, insomma. Questo è un corridore a cui è complicato trovare dei difetti, soprattutto in questo momento, dove peraltro ha anche un grandissimo momento di forma. Van Avermaet è un corridore con la C maiuscola. Sicuramente non sta rubando nulla, sta sfruttando il battibecco che c'è tra i Quick Step e il campione del mondo. E lui con la sua classe, la sua squadra stanno approfittando di tutto questo. Una vittoria, diciamo, di forza nell'ultimo, qui è il duello finale con Keukeleir, che si accontenta della seconda piazza, ma diciamo che arrivando loro due l'esito era quasi scontato di fatto. Sì, come possiamo vedere dalle immagini. Van Avermaet, ripeto, è un corridore abituato a vincere questo tipo di gare, non è per lui, diciamo, una routine trovarsi sempre lì davanti a queste gare maiuscole. È arrivato qui allo sprint, come possiamo vedere, abbastanza controllandolo abbastanza facilmente. Sì, ecco, abbastanza agevolmente. Agevolmente, quindi non ha rubato nulla e sicuramente domenica al Fiandre ne vedremo delle belle. È lui il grande favorito secondo te? Ma per me vincerà un corridore della Quick Step domenica. E come mai proprio della Quick Step? Perché è la squadra più attrezzata in Belgio. Determinate gare difficilmente sbagliano. Poi sicuramente questo tram tram che c'è con Sagan non so cosa possa portare, però come squadra la vedo quasi imbattibile. Bonen, Gaviria, Gilbert, insomma, Stibar, Terpstra, Trentin, è una squadra davvero attrezzatissima. Oh, prima di far intervenire Luciano, che so che voleva dire qualcosa su questa polemica, ma soprattutto ti faccio vedere, noi abbiamo fatto, so che nel ciclismo è un po' complicato, a meno che non si tratti di volate, però una specie di moviola abbiamo preparato. Perché? Perché in realtà tutto parte da come vince Greg Van Avermaet, non perché vinca lui, perché ripetiamo, stiamo parlando di un campione olimpico uscente, di un grandissimo corridore, ma piuttosto da come probabilmente Sagan la perde questa corsa. Forse è quello che è balzato agli occhi anche al più disattento degli spettatori che stava assistendo alla Gand-Wevelgem. Vediamo un po' le immagini, perché siamo a 16 km dal traguardo, sono in 5. Sagan è quello sulla destra, comincia a voltarsi verso Terpstra. In prima posizione c'è proprio Greg Van Avermaet. Questo è il momento decisivo in cui i tre perdono di fatto tempo a battibeccare tra di loro, anzi piuttosto Terpstra e Sagan, e Keukeleir e Van Avermaet ne approfittano anche senza tirare tantissimo, solo mantenendo di fatto un'andatura altissima ma costante, a prendere quel margine che gli altri tre non riusciranno a compensare per gli altri 16 km poco meno che vediamo. Questo è il momento, eccolo qua, lo rivediamo un po' a rallentatore, ripeto, abbiamo cercato di fare la moviola, capisco che è un po' sui generis, però questo è il momento in cui, ecco, lo vedete alle spalle, in cui Sagan si gira verso Terpstra, lo guarda. Qui sicuramente gli altri due vanno via. Un po' prima è avvenuto qualcosa tra loro due.
Io ho corso con Terpstra, bene o male so il carattere che ha, non è facile, poi soprattutto in fuga e in determinate gare. Sanno loro quello che si sono detto, ecco. Sicuramente lui poteva benissimo Terpstra stare al suo posto, visto che Sagan aveva già tirato e stava andando in ultima posizione. Ecco, in questi casi però, tu sei stato corridore e adesso sei un direttore sportivo. Che cosa, cioè, come la interpreti nell'uno e nell'altro caso? Tu fossi stato corridore o tu direttore sportivo, ecco. Io da direttore sportivo, se il direttore sportivo riusciva a vedere la gara, perché non vedo lì le ammiraglie, sicuramente avrei detto a Terpstra di continuare ad andare avanti e poi pensare dopo l'arrivo a dirsene quattro, anche perché non si può buttare una Ganvevelgen in questa maniera. Per Sagan può essere più facile, ma per Terpstra un po' meno. Cioè tu alla fine di questa corsa, se sei il direttore sportivo della Quick Step, prendi Terpstra per un orecchio e gliele canti. Vedendo questa immagine, sì, abbastanza. Sagan, tra parentesi, può permettersi di perdere determinate gare. Per me Terpstra no. Luciano, so che tu su questo argomento volevi spendere due parole, perché comunque, ripetiamo, è una vittoria buttata al vento, poi non è detto che poi sarebbe arrivata, ci allora, mancherebbe per nessuno dei due, però è chiaro che a 15-16 km dal traguardo perdersi magari in discussioni, perché di fatto si piantano i tre, poi peraltro il terzo, se non erro, era Andersen. Non capisco nemmeno la posizione. Allora, l'ho vista questa corsa, ho visto veramente gli ultimi 20-25 chilometri di questa e probabilmente ho visto proprio la parte principale della tematica di cui stiamo parlando. Innanzitutto ho visto una bella gara, una gara che tra l'altro non è dura, la Ganvevelgen, caratterizzata da grande vento come sempre, grandi ventagli, e poi alla fine viene fuori questo quintetto dove c'è appunto a 12 km dall'arrivo questa situazione un po' imbarazzante per tutti. Io ritengo che Lefebvre, direttore sportivo carismatico della Quick Step, abbia consigliato un attimo al proprio di corridore di tirare un po' meno. Questo ha infastidito probabilmente il campione del mondo, che si è allargato, ha favorito Van Avermaet e Keukelaer. Però io dico pure questo, che se fossi stato per Sagan avrei cercato di chiudere subito il buco, arrivare in volata e avrei vinto tranquillamente la corsa, perché tra l'altro gli altri fuggitivi non erano assolutamente veloci, quindi Sagan avrebbe vinto facilmente questa Ganvevelgen. Però io quando vedo le corse lo vedo sempre con un pizzico anche di cattiveria per capire certe situazioni. Sagan ha vinto due campionati del mondo e lo ha vinto senza squadre, perché lui è un corridore slovacco e quando si è presentato ai mondiali lo ha sempre fatto in modo solitario, con due o tre gregari ma insignificanti. E per vincere un mondiale a volte devi chiedere dei grossi favori da corridori. Probabilmente oggi, in queste fasi che vediamo, in quella di domenica, c'è stato secondo me un ricambio di favore a Van Avermaet. Adesso non so in quale occasione il campione belga abbia potuto favorire nei recenti mondiali Sagan. Però io ritengo che Sagan in questi anni l'ho visto anche perdere corse che lui doveva vincere facilissimo, perché appunto probabilmente ogni tanto deve sdebitarsi dei favori che qualcuno al momento gli fa per strada. Secondo te, Alessandro, la mia considerazione potrebbe essere giusta o no?
tutto può essere, sicuramente Sagan, come hai detto Luciano, il mondiale deve vincere da solo, avrà soffrito di qualche favore da qualche nazionale sicuramente. E questa Gent Wevelgem era l'occasione per sdebitarsi anche su qualche favore fatto per strada. Poi giustamente lui si arrabbia con Tempstra, corridore della Quick Step, che come ha detto prima giustamente Alessandro, è la squadra di riferimento delle grandi classiche belghe. In effetti sia domenica che soprattutto la Roubaix saranno la squadra di riferimento, la squadra più forte, la squadra che non deve assolutamente perdere. E io, se fossi stato per Sagan, siccome questa situazione che si è creata appunto domenica scorsa ha fatto imbestialire i dirigenti della Quick Step, sono sicuro che sia al Fiandre che alla Roubaix sarà una squadra che correrà ancor prima di vincerle queste grandi classiche, ma soprattutto di far perdere il campione del mondo. Quindi infatti io avrei evitato se fossi stato Sagan, però come vi ripeto, e poi Sagan è un corridore obiettivamente troppo vincente, lui non rinuncia nemmeno a un traguardo volante, non vedo perché a 10 km dall'arrivo si lascia andare due corridori che avrebbe battuto facilmente un confronto in volata. Quindi questi sono i miei dubbi, però sono dubbi che nascono da delle situazioni che in passato Sagan sicuramente vince forte, però per strada ha bisogno anche di favore, e in questa occasione probabilmente ha ricambiato a Van Avermaet qualche favore pesante che nella stagione scorsa gli avrà fatto. Quindi probabilmente, scusami Alessandro se interpreto in maniera un po' estensiva quello che dice Luciano, se l'è andato un po' a cercare per avere la scusa di rifare il favore, o è una lettura a questo punto un po' troppo, ci stiamo spingendo un po' troppo, nel senso che la diatriba probabilmente era da poco e invece lui l'ha ingigantita. Ma la possiamo interpretare in tutti i modi, sicuramente loro due sanno quello che si sono detti in quel determinato momento o poco prima. Io tra qualche settimana vedrò qualche dirigente della Quick Step, proverò a indagare e poi vi farò sapere qualcosa. Ecco, però tra un po' vedremo anche se è possibile, perché la Quick Step in realtà ha anche detto: benissimo, caro Luciano, al Fiandre magari noi non vinceremo, ma di certo perderà Sagan. In questo gioco, in questa scacchiera delle alleanze trasversali, sì, perché come hai sempre detto e come avete detto giustamente, ha detto anche Alessandro, di fatto Sagan corre da solo. Cioè, giocarsi, tra virgolette, una squadra come la Quick Step fino a quando può ripagare? Io, come ho detto prima, se fossi stato per Sagan non avrei gestito quella situazione che si era creata in questa maniera, appunto perché per non infastidire più del normale i dirigenti della Quick Step, che su queste corse ci puntano molto. Quindi però io ritengo che se effettivamente Sagan è un corridore in questo momento che sta andando forte e tutto, al Fiandre potrebbe ancora vincere Sagan. Diventerebbe molto, ma molto, molto più complicato la Parigi-Roubaix, perché alla Parigi-Roubaix il collettivo squadra diventa molto più determinante che un Giro delle Fiandre, perché il Giro delle Fiandre è una corsa dura. Sì, tu hai la squadra, però devi avere due, tre, quattro corridori che vanno forte dopo 220-230 km. La Quick Step è un grande team, però Sagan può ancora fare la differenza anche da solo. Invece alla Roubaix, secondo me, il peso della squadra Quick Step su Sagan potrebbe essere decisamente molto più pesante. A meno che Sagan, molto abilmente, perché io ritengo che sia un campione, ma è uno che ci mette anche tanto cervello, possa trovare lungo la strada qualche amico che gli faccia qualche favore, come succede, ma non, questo non lo dico perché
perché la storia del ciclismo è la storia di questo sport, che a volte i campioni al momento giusto, se hanno bisogno di un favore da qualcuno, lo puoi trovare per strada, anche se non corre con il tuo team. Quindi però diventa molto più stuzzicante vedere queste due belle corse. Domenica appunto il Fiandre, dove ci sarà un percorso esageratamente duro, e poi ci sarà la Roubaix fra due settimane. Quindi sono veramente curioso di vedere chilometro per chilometro queste due grandi classiche, perché ci sarà veramente da divertirsi tanto. Oh, ci scrivevano, perdonami Maurizio, possiamo riproporre il messaggio, il pensiero del nostro telespettatore? Il mio pensiero, per quello che vale, è che Sagan pecca di presunzione. Domenica ha perso da pollo, testa bassa e pedalare, perché peraltro non so fino a che punto siano in questo, ripeto, questa diplomazia interna sia una cosa sensata dire sono io alla fine che decido chi vince e chi no, anche in questo caso. Forse è quello che ha fatto anche scattare la ricostruzione di Luciano. E allora giustamente la Quick Step gli dice: benissimo, allora se non vinciamo perderà anche lui. Eccole qua, dicono, non è che gli andremo contro, ma certamente non gli daremo una mano. Dà anche un po' fastidio questa cosa, un personaggio così prorompente. Alessandro, corre il rischio anche di rompere certi equilibri e di attirare magari un po' di antipatia. Ma lui come ragazzo in gruppo si fa voler tanto bene, non è un ragazzo, un campione che viene odiato. Sicuramente qui adesso sono anche i giornalisti che ci sguazzano un po' dentro. Poi vanno a prendere Peters, che è un ex diciamo corridore belga proprio di questo periodo del mese di aprile, un battagliero. Sicuramente anche tanto discorso giornalisti che devono fare qualcosa. Dici? Anche per me sì, dai. Però nel momento in cui è certo che a volte le esagerazioni giornalistiche ci sono, però adesso passo. Ma sicuramente Peter non è anche che ogni tanto uno dice una fesseria e poi per tornare indietro dice no, ma mi hanno capito male. Ma tutto ci può essere, però qui per una parlano, volta difendo la parlano normalmente. Se non vinciamo noi perderà anche lui sicuramente, anche perché la Quick Step farà gara, sarà la squadra di riferimento e avranno otto corridori saranno lì davanti a battagliare. Nei momenti decisivi, se non ne avranno otto, ne avranno cinque o sei contro Sagan, che non può avere due al massimo, certo. Secondo me, quindi sarà la squadra di riferimento e per loro è guerra aperta, anche perché questo mese, il mese di aprile per i belgi, è la squadra Quick Step, è un mese fondamentale. Senti Alessandro, per quanto riguarda noi, perché queste diciamo sono le classiche del nord che forse alla scuderia italiana si addicono un po' di più, gli italiani come li vedi? Perché insomma siamo reduci da una Sanremo in tono non minore. Minorissimo, passami il termine. Abbiamo bisogno anche di uno squillo, di qualcosa. Ma noi abbiamo un bel corridore per il Fiandre, Roubaix, che è Trentin. Però a sicuramente di Quick Step, eh? Però sicuramente dovrà lavorare per Bonen, Terpstra, Stibar. Quindi non avrà vita facile per arrivare al traguardo, diciamo, con i migliori. Gli toccherà lavorare un bel po' prima. Così come Ossequinziato. Ma non li vedo vincenti. Di fatto, anche loro lavoreranno per. Sicuramente, quindi siamo un po' a carenza di corridori. È una generazione questa di tanti operai della bicicletta, mi passi il termine. Italiani. Può darsi, un momento di dobbiamo andare a trovare il nuovo campione. Ci sarà tempo. Qualcuno che potrebbe avere in un futuro magari non molto lontano queste caratteristiche? Ma in questo momento
questo momento non saprei. Noi abbiamo un corridore squadra che è Ballerini, dove c'è qualche squadra a World Tour che lo sta seguendo, può essere un corridore che in un futuro potrà far bene in queste gare. Ti facevano una domanda, Maurizio, riusciamo a riproporla per cortesia? Una domanda per te, Alessandro. Non è eccessivo chiamare Sagan fenomeno? Penso che i fenomeni erano Bettini e Bugno. Un tuo pensiero? Beh, no. Per me no. Per me Sagan è un fenomeno. Uno che vince da solo, ha sempre vinto. Dal primo anno qui è passato in Liquigas. Per me, io lo ritengo un fenomeno. Poi se tanti a livello... Visto che ci hanno citato due nomi, a livello di Bugno, Bettini? Su quei livelli ha vinto due mondiali, un Fiandre, ha buttato via una Sanremo l'altro giorno, avrà tante altre possibilità di vincere. Per me è un fenomeno su questi, come questi corridori. Sicuramente Sagan è un fenomeno più di Bettini, perché Bettini ci è diventato fenomeno, dopo 4, 5, 6 stagioni è diventato fenomeno anche lui. Però Sagan è nato fenomeno a 19 fuori anni, tra l'altro non c'entrava niente col ciclismo su strada, veniva dal BMX, dalla mountain bike, veniva da altre cose, poi si è presentato nel ciclismo su strada e me lo ricordo il primo anno da professionista, vinse una tappa al Giro del Mediterraneo che gli ultimi 15 chilometri saltò via su uno strappo per 15 km, il gruppo a 50 all'ora lo inseguì, ma lui arrivò con 100 metri. Quindi quelli sono fenomeni, quelli che sanno fare questi numeri. Bettini è stato un grande, però Bettini c'è diventato fenomeno. Beh, Sagan ha vinto già 3-4 maglie verdi al Tour, sì, due mondiali, un Fiandre. E adesso e ne vincerà ancora tante. Luciano, il Fiandre, tu hai stampato lì davanti una parte della starting list, con probabilmente, forse da lì c'era una concreta possibilità che esca il vincitore. Beh, diciamo che io ti ho fatto stampare questo perché volevo appunto vedere la Quick Step con... Eccola qua, la inquadriamo, perfetto, con la nostra Silvia. Guarda che squadra. Ah, questo non è una squadra, questa è una corazzata. L'hai scritto anche a fianco, corazzata. Questa è una corazzata, Gaviria sarà un uomo che lo portano per fare grossa esperienza a questa grande prova, però non potrà essere determinante. Però Bonen, Gilbert, qui abbiamo i campioni del mondo che faranno i gregari domenica. Stibart, campione pluricampione del mondo di ciclocross, Tepstran e Trentin, che è il nostro italiano che lavorerà appunto per questa grande squadra. E ci dispiace molto perché Trentin effettivamente è probabilmente oggi è il corridore italiano che nelle corse di un giorno, specialmente in Belgio, sarebbe ideale avrebbe le caratteristiche per portare giuste, la nostra bandiera nei giusti posti dove meritiamo. Però, Luciano, scusami, continuiamo con l'inquadratura. No, tienilo in mano. Continuiamo con l'inquadratura per andare in alto e fare le prime due squadre. Inquadrare le prime due squadre. Guardate la differenza con la Bora di Sagan. Praticamente c'è Sagan, il fratello, e poi il fratello domenica ha fatto 14esimo. Però cioè, la differenza nel roster, come si chiama il calcio, è veramente clamorosa. Però anche l'anno scorso, quando correva con Tinkoff, secondo me Sagan non aveva nemmeno una grande squadra. Neanche lì. Ma secondo te in questi casi è perché più... Perché lì avevano fatto la squadra più per Contador che per appunto Sagan. Perché Sagan poi è uno che in bicicletta sa mantenere la posizione, quindi però in questa squadra, portando il campione del mondo, la Bora doveva attrezzarsi un po' meglio. Ma però in questi casi attrezzarsi un po' meglio significa investire 4-5 milioni di euro in più e probabilmente la squadra non ce l'ha. Qui la Quick Step, se andiamo a vedere gli stipendi di Bonen, Gilbert, Stibart, qui ci sarà quanto ci sarà?
5-6 corridori, questo ti costa 20 milioni di euro, capito? Su questi corridori. Invece qui Sagan costa quello che costa, però gli altri con 1 milione di euro gli fai una squadra, vero Alessandro? Questi sono le ma in questi casi, perdonatemi la domanda, un po' da non un po', da profano, ma è un corridore come Sagan che vuole giustamente da due volte campione del mondo essere prima donna e quindi vuole la squadra al suo servizio? Oppure sono cioè mancanza di risorse economiche? Io penso che sia più la prima, cioè Sagan non voglia tanta ombra intorno. Sei d'accordo, Alessandro? Ma comunque, vedendo la squadra che ha Luciano... Cioè tu un Sagan con un Tom Bonen o un Sagan con un Gilbert, ce lo vedi in una corsa, in una classica del Nord? In questo momento compagni no. Compagni di squadra. Però vedendo gli iscritti a Burgart, il fratello che ultimamente sta pedalicchiando, 2-3 corridori per arrivare nei momenti cruciali li ha. Sì, poi farà lui tutto il resto. Fino come abbiamo sempre visto. Dall'arrivo ha una squadra abbastanza che protetto. No, dico però il fatto che questa squadra sia costruita così è proprio per volontà di non di avere un top player e basta. Per esempio la Quick Step Floors ne ha 10 e beh, lì poi calcolare. Cominciano a starci degli equilibri pericolosi a volte. Certo, ma noi dobbiamo calcolare che la Quick Step è abituata ad avere 3-4 corridori che lottano ogni anno per vincere, perché se non vince Bonen può vincere Stibar, può vincere Gilbert, può vincere, adesso non ricordo tutti quelli anche che... Anche Terpstra che ha Terpstra vinto la può vincere qualche stagione fa. Mentre la mentalità in Bora è tutto diverso, lì deve vincere solo Sagan, l'immagine della squadra è Sagan. Peraltro adesso ha fatto anche una pubblicità delle cucine, Bora. Bene. Adesso si è d'altronde lui attore nato sì. Poi fa anche finta di cucinare in quel caso e le classiche filosofie delle squadre Quick Step parte con non parte con il leader, parte con il grande collettivo e con 3-4 uomini che poi possono andare a centrare la vittoria. Invece lì in Bora c'è il leader, c'è il campione del mondo, basta. E basta, e non esiste altro. Invece Quick Step per vincere ha bisogno di grossi collettivi, perché hanno Lefebvre che ragiona in una certa maniera, poi si corre in Belgio, si corre in Francia, su quei territori dove loro pubblicitariamente sono più forti, ma hanno investito molto con i loro sponsor, quindi vogliono vincere quelle classiche, investono su quelle classiche, poi giustamente andranno al tour, sì. Difficilmente vinceranno un tour. Pensano alle classiche. È una squadra costruita solo per quello. Per quello. Va bene, ci dobbiamo fermare. Non cambiate canale. Primo break pubblicitario. Tra po' torniamo e parliamo dell'Androni con Alessandro Spezialetti. Tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti,
abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. La suggestiva origine del complesso, un antico casolare di fine Ottocento e la nuova sala giardino conferiscono alla locanda della tradizione abruzzese una affascinante atmosfera che la rende una delle strutture più prestigiose ed eleganti della provincia di Teramo. È la cornice ideale per le vostre cerimonie, occasioni particolari che sapremo valorizzare e rendere indimenticabili. Raggiungerci è semplice. Siamo a Corropoli, strada provinciale 259, viale Adriatica 91, a 5 minuti da Alba Adriatica e dal mare. Info e prenotazioni 0861 810129. Chiuso domenica sera e lunedì. Un vero campione a controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Biker. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo, dopo aver chiuso la parentesi legata alle classiche del Nord. Io volevo fare due chiacchiere con Alessandro Spezialetti e con la della sua Androni. Tu sei stato, ci siamo sentiti
una settimana fa, telefonicamente, ospite in trasmissione, eri in Francia. Nel frattempo c'è stato il Coppie Bartali, la Tirreno che si era chiuso con una maglia importante. Adesso questo Bernal, vincitore della classifica dei giovani, è una squadra che probabilmente sta facendo un discorso di valorizzazione di ragazzi che magari non hanno un grande nome, però lanciati, che possono essere lanciati in un panorama che sembra solo non adatto per il momento a loro, poi invece capaci di smentire quelle che sono le previsioni della vigilia. Beh, come team Androni, credo che in tanti quest'anno, in questi primi tre mesi soprattutto, siano rimasti un po' sorpresi dall'andamento della squadra. Noi abbiamo una squadra costruita all'inizio su Gavazzi, con al fianco un tot numero di corridori giovani, di cui Bernal, Ballerini, Bonusi, tanti altri corridori, Vendrame, Cattaneo, che tutti l'avevano dato per perso, e in questi primi tre mesi ha fatto vedere di che pasta è fatto il ragazzo. Un ottimo Torres, altro colombiano mi sembra. Un ottimo Torres, però Torres è già un po' più datato. Vecchio, tra parentesi. E che dire, siamo partiti benissimo dall'Argentina, dove anche lì abbiamo vinto una maglia con Egan, siamo arrivati secondi in classifica generale, secondi a squadre se non ricordo male. E poi dopo che è arrivata la doccia fredda del Giro d'Italia, ci siamo riuniti in squadra e da lì si è presa la decisione di puntare a questa benedetta ex Coppa Italia Ciclismo Cup, e dove in questo momento ci vede in testa davanti alla Fantini. Arrivare in testa a questa classifica, ricordiamo che ci sarebbe la garanzia di poter partecipare di diritto al Giro d'Italia, quindi è una classifica prestigiosa per voi. Beh, per il nostro mondo professional, per noi italiani è, tra parentesi, sopravvivenza. In questo momento siamo in testa, credo di meritarci questa posizione. Abbiamo i corridori adatti per arrivare fino ad ottobre in questa posizione, poi a fine anno tireremo le somme. Con questa squadra difficilmente andremo a perdere rispetto alle altre squadre. Abbiamo corridori come Egan, che è una sicurezza su un determinato percorso, Gavazzi e tanti altri giovani che abbiamo danno sempre garanzie, perché sono sempre lì davanti a lottare per le vittorie. Quindi siamo una squadra completa e daremo filo da torcere a tutti. Ecco Alessandro, parlavi prima del... Intanto eccolo qua, lo vediamo, Egan Bernal, vincitore della classifica giovani alla settimana Coppi e Bartali. Come si cambiano in corsa gli obiettivi? Perché è chiaro che la mancata partecipazione al Giro d'Italia ha un po' fatto virare quelli che erano probabilmente le intenzioni della stagione, cioè quando magari vi siete seduti e riprogrammato, perché in questi casi va riprogrammata la stagione, va solo leggerissimamente. Ma noi... Cioè, noi siamo l'indirizzo partiti, è sempre l'indirizzo quello? Era sempre quello, sempre di puntare alla Coppa Italia per avere la sicurezza l'anno successivo di partecipare al Giro. La doccia fredda è arrivata mentre eravamo, se non ricordo male, in Argentina, e da lì abbiamo deciso testa bassa e menare per arrivare al nostro obiettivo. Noi abbiamo corridori, come potete vedere qui Egan, corridore di 20 anni, questo ragazzo è lì ogni gara dove c'è salita, è sempre lì a battagliare, sia con squadre World Tour che non, è sempre lì a dettar legge. Un ragazzo, non so se il prossimo anno resterà ancora con noi, ma che sicuramente sentirete parlare in altre... Ma scusa, ma i piazzamenti degli stranieri vale per la Coppa Italia? Certo, il corridore dell'Androne non c'entra straniero. Sali no. No, vale Umberto, vale. Anche comunque Alessandro, sono le classifiche ti volevo fare anche che parlano. Altrimenti non potrebbero stare dove si trovano in classifica se non valesse.
Non, si... quelle, non è dire. Quella è una Coppa Italia, non è una classifica squadra. Ciclismo Cup. Sì, ciclismo Cup. Comunque, scusami, sì, vai, faccio una domanda mentre vediamo anche alcune immagini della settimana Coppie Bartali della tappa finale. Come ci si rapporta in maniera dirigenziale a un gruppo di corridori da rilanciare o da lanciare, sapendo però che c'è la concreta possibilità che da lì a poco andranno via probabilmente, proprio perché si è fatti magari un buon lavoro? A noi come squadra Savio ha puntato soprattutto sui giovani. Cioè c'è un po' di dispiacere. Ma c'è dispiacere. Sapere di fare un discorso di Egan, questo tipo. Egan è normale, in tutti gli sport ci sono i soldi che fanno la differenza. Arriveranno, come per noi, arriveranno per Egan e qualche altro corridore, squadre World Tour, dove faranno la loro offerta. È sicuramente un'offerta vantaggiosa, il ragazzo è giusto che vada dove deve andare. Noi sicuramente abbiamo già altri 2-3 corridori che sicuramente il prossimo anno faranno vedere, tipo gli vari Egan, i vari ballerini, Bonusi, corridori giovani a cui daremo spazio e punteremo a vincere qualche gara, qualche maglia, come stiamo facendo sin d'ora. Per noi non è un dispiacere che un Bernal vada via, sicuramente. No, il ragazzo... nel senso di dire io ho fatto un gran lavoro, poi mi perdo magari il momento in cui esplode, il momento in cui diventa un campione. Vabbè, anche giusto che un Bernal un giorno possa fare un Tour de France, possa partecipare e cercare di vincere la maglia Pua, quindi noi come Androni non possiamo permettergli questo. Se arriverà una squadra che gli permetterà, tipo la Quick Step, la Trek, la Cannondale, queste squadre, è giusto che il ragazzo vada. Avete già delle offerte, degli interessamenti? Ma sicuramente lui lo avrà. Non è come nel calcio che la squadra, la società riceve un'offerta. In questo le società di ciclismo sono un po' più, tra virgolette, penalizzate. Sì, perché non c'è il sistema come nel calcio. Qui non c'è il tesseramento ufficiale, che il cartellino è di proprietà della società. Il cartellino è sempre rimane a disposizione del corridore. Al massimo pagherai la penale se hai un contratto, tutto qua. Non c'è come nel calcio, la società ha i diritti. E come mai, tu vorrei fare una domanda, come mai che tutti questi sudamericani, compresi i colombiani, vanno fortissimi e poi si perdono, come possiamo uno conoscere, come Arredondo, tanti altri corridori, che veramente Savio è stato uno scopritore di corridori sudamericani, e poi si perdono? Secondo te che c'è che non va? Che quando arrivano qua, tra parentesi, hanno patito un po' di fame. Poi iniziano a vedere i soldi, iniziano a comprare macchine e quant'altro, e non iniziano a capire. Passano dalle due alle quattro ruote, cominciano a preferire dalle due alle quattro ruote. Però devo dire che questo ragazzo Egan viene da una famiglia benestante, da una famiglia seria, un papà ex corridore. Sentirete parlare di questo ragazzo. Ce lo segniamo allora, Egan Bernal. Niente, Alessandro, complimenti innanzitutto, perché sei riuscito anche a portare all'Androni sponsorizzazione abruzzese. Ne vogliamo parlare di questi tuoi progetti con delle aziende abruzzesi? Sì, io da 2 anni collaboro con l'azienda CAMS e la Tecnomeccanica Sud, e ultimamente è arrivato il buon Gianfranco Ulisse, che anche tu, Luciano, conosci. Sì, abbiamo avuto il piacere di conoscere la famiglia, un'azienda di vino abruzzese che negli ultimi 10 anni veramente sta cavalcando anche alla grande una situazione del vino che sta andando bene a tutte le aziende abruzzese. Mi fa piacere che
questa azienda abbia sposato come momento pubblicitario il ciclismo, anche perché anche nel passato ci sono state sia abruzzese ma a livello nazionale aziende che hanno sposato alla grande la causa del ciclismo. Io ricordo, ho vinto una Tirreno Adriatico, ero sponsorizzato dalla Vini Ricordi, una nota azienda, quindi il vino e alle aziende del vino piace molto questo ambiente del ciclismo. Tra l'altro ho avuto anche la maniera di conoscere tutta la famiglia Ulissi, Gianfranco, il papà, ma Antonio e Luigi, quindi gente che speriamo che si appassionino alla grande a questo sport e possa anche ricevere da questo sport i giusti spazi pubblicitari che meritano. Alessandro, l'ultimissima, poi passo ad Umberto perché dobbiamo vedere la corsa che ha vinto Fabrizio. Per te che sei adesso dirigente ma ex corridore e soprattutto abruzzese doc, un'occhiata in giro a qualche talento di casa nostra immagino che tu lo dia. Sì, dai, diciamo che ogni tanto vado a vedere qualche gara juniores dilettanti. Pian piano, cioè, ovviamente non lo dirò qui in televisione i corridori a cui tengo d'occhio. C'è qualche corridore, però è ancora presto. Io sono un direttore sportivo, non sono un team manager, non posso decidere. Però una segnalazione si può fare. Però una segnalazione la potrò fare. Io prima devo guardare agli interessi quest'anno soprattutto della nostra squadra, dell'Androni e dei miei sponsor. Poi da lì pensare anche a valorizzare qualche corridore abruzzese se ce ne saranno. Ce lo auguriamo, in bocca al lupo Alessandro, ovviamente, poi torneremo da te. Umberto, ti facciamo vedere, non le immagini, niente proprio di meno. Stasera veramente con questa Van de Velgen, con Sagan, mi avete fatto proprio una testa grande, insomma. Non parliamo di... Guarda che però che regalo che ti faccio, non ti faccio vedere le immagini della vittoria, ti faccio vedere il servizio della vittoria. Ma sarebbe anche giusto, secondo me. Vediamoci il servizio della vittoria di Fabrizio Titti a Corridoia, vediamo. L'Aran Cucine sale a 3 successi. La scuderia plasmata da Umberto Di Giuseppe diventa la società con il maggior numero di vittorie nella storia della corsa maceratese. Elettrizzante ancora il finale del trofeo Gruppo Meccaniche Luciani alla 17ª edizione nella zona industriale di Corridonia. Gli amici contro sono separati da pochi centimetri sul traguardo. Primo inseguitissimo oro all'elite azzurro-blu Fabrizio Titti. Secondo è l'altro veloce teramano Mattia Marcelli, team Abmol, già vincente e super piazzato nella corsa allestita dal calzaturieri Montegranaro Marini Silvano Meccaniche Luciani, gestito da Giuseppe Viozzi e Cristian Acciarrini. Bronzo a Matteo Pascazzi della Servelò sul consorzio Giovanni Petroni, illusoriamente con le braccia al cielo mentre i diretti interlocutori assestano il millimetrico colpo di reni. La distanza di 100 fluidi chilometri regala ancora spettacolo sulle 36 tornate di 2750 metri l'una, ricche di insidie agonistiche. 100 i dilettanti al via. La competizione lancia al chilometro 20 9 generosi attaccanti, placcati solo poco prima del suono della campana. Il più imprenditoriale è Ivan Martinelli dell'Aran, seguito da Pignati, Bici Adventure, Piangiarelli, Quinta Bagagliole, D'Agata, UC Porto Sant'Elpidio, Acco, Servelò, Olei, RSM, Academy, Zandri della Palazzago Amaru, Pilicano della Veius TMF, De Rover e Baronti, Tandem della Gaia Plus Maglificio LB Bibanese. Come detto, vengono raggiunti solo poco prima del suono della campana. La complessa bagarre dello sprint avvince e regala incertezza assoluta. Solo il photo finish dirime la questione. Ordine di arrivo, primo Fabrizio Titti, Aran Cucine, 100 km in 2 ore 12 alla media di 45.550. Secondo Mattia Marcelli, terzo Matteo Pascazzi, quarto Giovanni Petroni, quinto Manuel Pesci, Acqua e Sapone Team Mocaiana, sesto Alessandro Marinozzi, San Gemini, MGK Solmo Vega, settimo Luca Terzo della Gaia Plus, ottavo Kevin Renato Rodriguez dos Santos, nono Francesco Pilicano della Veius TMF, decimo Marco Lenzi del team RSM Academy. 119 gli iscritti, 100 i partiti, 51 gli arrivati. Successo ricercatissimo, Fabrizio. Sì, dopo tanti anni sono tornato a vincere. Non me l'aspettavo sinceramente, però ce l'ho messa tutta, diciamo che
Pensavo che stavo bene sin da quando sono partito e sinceramente non me l'aspettavo, mi sarei aspettato una rinvolata molto combattuto, però al photo finish sono riuscito ad avere la meglio, dai. Gran colpo di reni. Sì, gran colpo di reni, la volata è stata molto, molto dura, anche perché diciamo che la rotonda lì a 200 metri dall'arrivo non è diciamo tanto facile prendere all'inizio e davanti. Sono riuscito a trovare il varco giusto, sono uscito dalla rotonda in seconda posizione, poi mi sono lanciato e era in rimonta Marcelli, ma si era finita la strada, dai. Oh, questo era il servizio, noi ringraziamo davvero tanto TVRS, il direttore Andrea Verdolini, che ha confezionato il servizio in questo network in cui ci scambieremo le immagini delle varie corse, quindi salutiamo e ringraziamo TVRS e il direttore Andrea Verdolini. Prima di passare a Fabrizio, Umberto, allora, una bella vittoria al photo finish, peraltro battendo un tuo ex corridore. Soddisfazione come? Doppia? Perché? No, che ne so. No, soddisfazione perché si è vinto, la squadra ha funzionato. È arrivata questa vittoria, ci ho valutato su di morale, ma noi non è che anche senza la vittoria il morale ce l'abbiamo sempre alle stelle. Sono 43. Lo dici così dopo una vittoria, anche se non è che io ci creda tanto. No, perché... questa squadra è 43 anni che andiamo avanti e di soddisfazione abbiamo avuto tante risultati anche a livello mondiale, che devo dire, ma una vittoria in più, una in meno, mi fa piacere per Titi perché dall'anno scorso è venuto con noi, è un bravo ragazzo e ha avuto risultati e ci fa piacere. Però probabilmente Umberto in questo preciso momento non te l'aspettavi questa vittoria o era nell'aria? Noi quest'anno abbiamo avuto un po' di ragazzi che sono andati via e più abbiamo una rosa che sono rimasti con noi, sono bravi, perché non me l'aspettavo. Io ho visto Titi alla prima corsa che abbiamo fatto, che è anche una corsa dura, la Firenze-Empoli, che tu sai che c'è un circuito finale in un certo modo, e anche lì lui si è piazzato quinto. Praticamente quando un corridore fa queste corse anche un po' durette e arriva, poi ha fatto un dicesimo, poi ha fatto un dodicesimo e poi è arrivata la vittoria, significa che qualcosa c'è. Poi anche questa corsa dobbiamo ricordare un'elite come Martinelli Ivan, che l'anno scorso ha vinto delle corse anche nazionali e che ha fatto una corsa sempre in fuga, sembrava che ce l'aveva in mano, poi è stato ripreso e lui ha fatto una volata bellissima, poi ha battuto Marcelli, che Marcelli non era l'ultimo arrivato sulle volate, anche se l'anno scorso era con me, non è che mi dispiaceva se vinceva lui. No, assolutamente. Ovviamente se ha vinto un colore dell'Arana mi ha fatto più piacere, però non è che mi dispiaceva che avrebbe vinto anche lui. Fabrizio, invece tu te l'aspettavi questa vittoria? Raccontaci, cioè, prima ti abbiamo sentito proprio all'arrivo, e invece adesso con qualche giorno di distanza, com'è? Ma alla fine andiamo avanti. E tu sì. Già vuoi andare avanti, non ne vuoi più parlare, no? Dai, raccontacela almeno questa corsa. Ma come ha detto Umberto, il diciamo da morale a tutta la squadra, non solo a me personalmente, ma anche ai miei compagni che sono stati molto bravi sia nel gestire la corsa come Ivan e come anche tutti gli altri ragazzi, molti giovani come Umberto ricordava. E niente, alla fine è riuscita una volata un po' strana e non me l'aspettavo neanche io di vincere, come ho detto nelle interviste di TVRS, però ce l'abbiamo fatta e adesso guardiamo alle prossime gare, nonché sabato, domenica e poi martedì. Non hai avuto la sensazione di aver vinto? Qual è stata la sensazione sul traguardo? È chiaro che è difficile, ci è servito il photo finish. Ma sì, il photo finish è servito, però comunque la mia sensazione è che la mia ruota era passata prima sulla linea sulla linea bianca. Abbiamo visto 100 partenti, 51 all'arrivo, dunque anche tanta selezione
sul percorso. Che percorso è stato? Ma sì, è un percorso, diciamo, che di 2 km e 750 metri, molte ripartenze, tante curve, una rotonda un po' brutta a 200 metri all'arrivo che divide la carreggiata, quindi diciamo si faceva anche fatica a prenderla nelle prime posizioni. Hai dovuto fare in pratica due volate, una prima del rondò e dopo quella principale. Ma sinceramente sono uscito dall'ultima curva che era situata a 500 metri all'arrivo, a circa, diciamo, quello che vediamo in fondo a questo rettilineo. Sì, all'incirca, diciamo, nelle prime 10 posizioni. Poi ho trovato un varco subito sulla sinistra ed è stato quello buono, perché poi successivamente, diciamo, dopo la corsa mi è stato detto che sulla destra c'era stato un piccolo rallentamento. È questa la rotonda di cui parlavi? Sì. È questa qua? Praticamente lì è nella, diciamo, appena uscito alla rotonda, sono uscito secondo, mi sono lanciato e sul photo finish. Diciamo, oh, Luciano, che... queste rotonde, ma sono regolamentari? Devi mantenere la destra in pratica. No, assolutamente, non dico regolamentare, ma no, dico sono pericolose, oppure no? Fortunatamente questo è un circuito da ripetere 36 volte. 6 volte? 36 volte, quindi immagino che in 36 oramai la conosceva a memoria, a memoria, quindi a volte non è essere abili ad andare a sprintare, è essere abili a prendere la posizione a 250 metri, 300 metri dell'arrivo, quindi devi fare 2-3 volate per arrivare al punto giusto per poi andare a sprintare. Però io ho visto addirittura anche la fotografia di questa bellissima vittoria di Titi, e ho visto addirittura un corridore che alzava la mano, lui che automaticamente dava il colpo di reni. Se riesco te la trovo, eh? Sì, per far capire una cosa. E poi vedevo l'immagine che 5 metri, 10 metri dopo era settimo, ottavo. Quindi quando deve essere abile un velocista? Deve essere abile, deve essere cosciente, deve capire, specialmente in questi circuiti, hai la possibilità di passare 36 volte sotto lo strigione. Ecco, non so se riusciamo a vederlo. Se il vento ti viene da destra, se il vento... Eccolo qua, questa è la foto che hai visto? Che hai visto tu? Sì, se si potrebbe... Ecco, qui c'è il colpo di reni, appunto, di Titi. Che proviamo ad allargarlo. Riesce ad aggiudicarsi questa splendida classica. Qua arriva, eh? Con qualche centimetro. Però se voi vedete, eccolo qui, c'è un corridore che alza le mani. E probabilmente pensava che ce la facesse. Invece Titi dà il colpo di reni. Eccoti qua. Però se dopo andiamo sulle immagini, vediamo che 10 metri dopo... Tra un po' lo spostiamo l'immagine, tra un po' arriva. Che 10 metri dopo addirittura è settimo, ottavo. Quindi il velocista è questo, è quello che deve in maniera impeccabile trovare la potenza giusta, però sprintare sulla linea, ecco, questo... È un po' la dinamica delle volate. Poi si possono vincere, si possono perdere. In questo caso Titi è stato molto abile, probabilmente anche un attimo fortunato, perché mi hanno detto che questo rondò a 250 metri dall'arrivo ha condizionato un po' lo sprint a tutti, però il rondò c'era, l'hanno visto 36 volte sul circuito, quindi bisognava... Non tanto condizionate perché sono tutte sulla striscia, o no? Sì, diciamo che è stata una bellissima volata, che dove siete arrivati, secondo me, 7-8 corridori che avevate tutti un'ottima chance di vincere. Sei stato tu il più bravo di tutti, quindi complimenti. E speriamo che questa vittoria ti porti più morale a te, ma a tutto il team, a Umberto, che gli serviva pure questa vittoria per farvi crescere
in modo... Ma guardi che noi non è che ci serviva questa vittoria, Luciano, ci abbiamo la Rancucina. Però se che non lo facevi... E da 43 anni che ci sponsorizza anzi. Però stasera. Dai, una vittoria non puoi dire che non cambia nulla, dai. Per te non cambia niente, Umberto, per te non cambia niente, ma per gli atleti che fanno la vita del corridore, perché credono in un progetto, perché credono che vogliono arrivare, è determinante. Per te no, perché tu... No, ma a me le vittorie mi fanno sempre piacere. Allora dai ragione a noi, no? No, non ti spiego. Io ho 43 anni che ho la Rancucina. Prima si chiamava Adriatica Arredamenti e con questo vorrei salutare l'amico Don Beppe Arangiaro che i primi anni si chiamava Adriatica Arredamenti. Penso che stasera ci sta vedendo, sta poco bene. Gli auguriamo ancora... Una pronta guarigione che veramente merita... Poi dalla famiglia Arangiare è passato alla famiglia Rastelli, noi sono 43 anni che abbiamo queste persone che sponsorizzano il ciclismo e penso che in noi hanno trovato una certa fiducia, una certa tranquillità e anche noi dobbiamo ringraziare loro che ci seguono sempre. Assolutamente. E invece, visto che parliamo di corridori, prima abbiamo fatto con Alessandro di corridori stranieri, e Matt quando lo vediamo... vincere. Ma guardi che Matt già è stato con noi l'anno scorso, sì. È un primo anno, è stato un ragazzo abbastanza, si è piazzato anche delle corse, però noi con gli australiani da tanti anni fa avevamo il direttore dell'Orica, Shane Bannan, che ha fatto 4 anni con noi e ha vinto. Poi c'era quello lì che ha vinto la medaglia d'oro a Los Angeles, Tour Tour, che adesso organizza New Under, una corsa pro tour all'inizio di stagione. E poi come dimenticare che ha vinto Capodarco che l'anno scorso che è stato con noi il primo anno, si vedeva subito che un bravissimo ragazzo. Io penso che questi ragazzi australiani attualmente hanno la mentalità di fare i corridori, ma tu mi dici ma l'italiano non ce l'ha. Io specialmente Umberto che ha sempre creduto nei corridori abruzzesi, uh-huh. E praticamente abruzzesi e poi australiani. No, che c'è? Quella è una cosa di amicizia, loro mi chiedono, io sono disponibile perché significa che loro si fidano di noi. E tu quando prendi per esempio un Giai che ha vinto Capodarco non è una cosa certo. Tutti i giorni. Certo. Anche se noi con Abruzzese abbiamo vinto già Capodarco tanti anni fa. Onesti di Piero che... Anche perché la tua storia si caratterizza con delle grandissime vittorie di corridori abruzzesi. Beh, sì, questi ragazzi arrivano, gli fai fare scuola, sì, gli dai delle chance. C'è un discorso da fare che tutti dicono che bisogna andare al nord per gareggiare, ma non è vero, si può gareggiare anche in Abruzzo. In Abruzzo abbiamo tirato fuori tanti corridori e tante squadre del nord sono venute a prendere i corridori abruzzesi. Poi casomai c'è quel che ti rimanda a casa il giorno dopo e qualcuno... Certo. Che riesce, l'ultimo come Ciccone che ha vinto l'Oscar Tutto Bici e poi ha fatto l'anno scorso il primo anno il Giro d'Italia, ha vinto una tappa. A proposito di Giulio Ciccone dobbiamo fargli gli auguri e lo abbiamo seguito al Coppe Bartali e tu Alessandro l'hai seguito da vicino, è in netta ripresa, quindi ci auguriamo che da qui alla partenza del Giro possa essere di nuovo competitivo e ritrovarlo nel giusto posto che gli poi compete. È uno che merita perché è bravissimo come sì. Ragazzo, anche certo. Se non ha corso con me, però ha sempre avuto una certa amicizia e praticamente è un ragazzo che merita, ecco. Benissimo, prima di andare in pubblicità io da Matt vorrei sapere che cosa ti dice più spesso Umberto. Che cosa ti dice? Come comunicate? Mangia poco, gli mangia dico. Poco, che cosa ti dice? Corri, niente. Scatta, che ti dice? Io parlo Umbertone e lui, lui che ti dice? Lui, cosa ti dice? Sempre dice noi abbiamo... essere in fuga e sempre corriamo avanti in corsa, mm-hmm. E noi abbiamo sempre vinto se possibile. Okay. Perfetto, sempre all'attacco, bravo Matt, anche per l'italiano. Ci fermiamo per l'ultima volta, poi parliamo di mountain bike con Giuliano Sarinieri, a tra poco.
Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Thank you.
Eccoci tornati, ultima parte di Velo per questa sera. Io vi ricordo innanzitutto gli appuntamenti con Velo per chi ci segue non solo dall'Abruzzo ma anche ad esempio dal Molise, amici molisiani che ringraziamo, tutte le possibilità per vederci e rivederci in televisione. Vediamo un po', Maurizio, gli appuntamenti comunque sul canale 14 del Digitale Terrestre in diretta alle 21, dunque in questo momento per chi ci segue in diretta, eccole qua, è apparso magicamente alle mie spalle. No, Maurizio, lasciamelo, lasciami fare con la bacchetta magica, ecco qua, ah, mi piace così. 21 in diretta, poi tra poche ore a 1 di notte la prima replica, sempre sul canale 14 del Digitale Terrestre per chi è in Abruzzo. Venerdì, dunque domani, la seconda replica in un orario decisamente un po' più comodo, 17:20, anche se a me, devo dire la verità, questa dell'una non dispiace, perché poi vado a casa e vedo la replica. In questo momento siamo in diretta anche sulla Regione Molise, canale 606, sempre TV6 in Regione Molise. In Regione Molise ci saremo anche domani sera su Telemolise 2, canale 12 del Digitale Terrestre, alle ore 21, quindi esattamente alla stessa ora della messa in onda su TV6. E per quanto riguarda gli amici del Molise, lo diciamo già da adesso che giovedì prossimo dedicheremo ampio spazio a questa regione con dei dirigenti federali molisani. Assolutamente. Quindi allertiamo il pubblico del Molise che giovedì prossimo ci sarà una puntata dove dedicheremo spazio al ciclismo molisano. Assolutamente, ci seguono sempre in tanti e li salutiamo magicamente dagli appuntamenti con Velo. Ecco la pagina Facebook, cliccate mi piace e potete accedere alla nostra pagina dove vedrete anche le nostre puntate linkate dopo poche ore. Poi ci sono anche delle foto, questa per esempio è l'ultima, sono alcune foto della puntata, l'ultima puntata dell'anno scorso per esempio. Poi se scendete in basso ci sono dei video, c'è la possibilità di rivedere le nostre puntate. Questa è quella di giovedì scorso per esempio, la numero 4 questa sera, domani mattina troverete anche la numero 5. Dunque cliccate mi piace, avrete sempre, vi apparirà sullo smartphone o sul tablet la nuova puntata appena linkata. Uliano, vengo da te per parlare di questa manifestazione, il Tour degli Ulivi. Abbiamo detto, ho detto ad inizio trasmissione, evento di mountain bike che si terrà domenica 2, di mountain bike il più datato, il più antico, sì, il più datato del panorama ciclistico fuoristrada qui in Abruzzo, è la gara attualmente ancora più vecchia esistente. Sono 27 anni che si svolge questa manifestazione, poi qualche anno c'è stata qualche... Quindi diciamo, 1990? Sì, sono 23 edizioni, sono 23 edizioni, una gran fondo, a differenza delle altre gran fondo questa è articolata in un giro di lancio di circa 5 km completamente in asfalto per far sfoltire il gruppo prima dell'ingresso allo sterrato. E da 3 anni l'abbiamo dedicata alla memoria di un ragazzo, un nostro carissimo amico, che è prematuramente scomparso in un incidente stradale 3 anni fa, Matteo Santucci, di cui il papà fa parte del nostro team, è un nostro carissimo amico, è uno dei pionieri della mountain bike, è iniziato negli anni 90 quando ho iniziato anch'io. E Palmiro Masciarelli, che hanno Pedante. Creato un po' Pedante, che abbiamo insomma creato il movimento, le prime gare di mountain bike qui in Abruzzo. Queste sono le immagini delle passate edizioni, quindi Moscufo è un piccolo centro, però qui abbiamo tanti amici, tante piccole risorse, e noi con la nostra grande passione, diciamo non solo mia ma anche della Bike Energy, che da qualche anno fa parte integrante dello staff organizzativo, ci adoperiamo insieme al nostro presidente Nicola Sorda, qui presente c'è Paolo Grande, quindi tantissimi appassionati che ci siamo corciati le maniche e ogni anno ci diamo da fare per organizzare in questo piccolo centro del
pescarese, sulle colline pescarese, dove il paesaggio tipico di queste località sono gli uliveti. E abbiamo creato questo evento Tour degli Uliveti. Paolo, io vengo da te per chiederti un po', prima Ugliano ci ha un po' presentato la manifestazione, tu ci hai portato anche un video di quello che si troveranno di fronte, ma veramente coloro che parteciperanno a questo 23esimo Tour degli Uliveti. Eccolo qua, lo vedete, il video realizzato da sì. Cui si può capire di fatto quello che è il percorso. Qui siamo ancora su strada, tra un po' non ci saremo più. Sì, questa è proprio la partenza, quindi proprio l'inizio, diciamo i primi chilometri. È un video tra l'altro realizzato oggi, quindi è fresco di giornata. Freschissimo, direi. Fresco di giornata. Questa è forse la prima delle discese che i bikers diciamo si troveranno ad affrontare. È un percorso diciamo collinare, quindi potrebbe trarre in inganno, nel senso che potrebbe apparire semplice se lo si guarda da un punto di vista altimetrico. In realtà è molto impegnativo, molto duro. Ci sono delle due o tre strappi veramente importanti, con pendenze che oltrepassano il 23-25%, e soprattutto la parte finale è quella che gioca brutti scherzi a chi ci arriva con un po' di nebbia. Quali perché probabilmente sull'ultima parte del percorso che ci sono le salite determinanti, quelle più diciamo impegnative. Per cui è un percorso da affrontare, diciamo, tenendosi un 1% di riserva. Per non arrivare con la nebbia. Con la nebbia. Senti, quanto vi chiedo, poi chi vuole rispondere, quanto ci vuole per individuare, barra tracciare questo percorso, trovare i sentieri adatti? Guarda, io con l'esperienza di anni e anni di questa attività, poi conosco palmo palmo il territorio. Devo innanzitutto ringraziare tutti i proprietari dei terreni privati che ci permettono ogni anno il passaggio, come vedete da queste immagini, sui loro terreni privati, perché a volte può capitare di incontrare anche qualche proprietario che non è consenziente al passaggio delle biciclette, delle mountain bike sui propri terreni. Chiaramente noi andiamo a transitare su dei terreni incolti dove non facciamo nessun tipo di danno, anzi passiamo col trattore e con le ruspe, come abbiamo fatto quest'anno, perché abbiamo trovato delle frane in alcune discese che erano veramente importanti. Era impossibile passare sia a piedi e anche col trattore. Il nostro trattorista che è andato lì a spianare, a riaprire la strada, una vecchia strada con cui scendono solo con i mezzi agricoli, si è veramente spaventato, ha lavorato di brutto perché veramente ha trovato una frana, delle voragini dove assolutamente con la bici non si poteva transitare. Grazie al lavoro delle nostre ruspe, a noi della Bike Energy e di altri amici che con i trattori appunto hanno riaperto altri sentieri, perché ci sono delle strade e dei sentieri esistenti. Poi ci sono dei tratti per raccordare varie strade che non c'è assolutamente niente. Quindi questo percorso l'abbiamo creato noi con le nostre forze, le nostre risorse. Abbiamo creato questo percorso appunto per questo singolo evento. E devo dire che mai come quest'anno, dopo 23 edizioni, c'è tantissima gente, amici biker, che puntualmente da oltre 10 giorni vengono a provare, a riprovare il percorso. Oggi c'erano almeno 50 biker a provare il percorso nei minimi dettagli, a provare le gomme, le forcelle, quindi c'è grande attesa, grande fermento. Poi volevo dire che anche questa sarà la prima prova dell'Abruzzo Cup, sì. Quindi abbiamo lavorato in sintonia diverse società, sono 8 prove in, sì, Abruzzo, e con appunto ci siamo coordinati con Mauro Marrone, la Federciclismo Abruzzese, Paolo Festa, che ringrazio, e tutti gli altri per far crescere il movimento, perché noi non abbiamo niente da vendere, noi siamo solo dei semplici appassionati delle due ruote, quindi ci piace
questo mondo, ci crediamo e vogliamo fare questo per promuovere anche i nostri territori, l'Abruzzo e tutto quello che c'è di bello nella nostra regione. Peraltro ne abbiamo parlato non più tardi di 7 giorni fa con Gianluca Colabianchi, che è stato nostro ospite di questo. Anche Gianluca Colabianchi sta facendo un grandissimo lavoro. Lui insieme ai cronometristi del team di Occhiuzzi, quindi veramente stiamo facendo un grandissimo lavoro e quest'anno credo che avremo veramente un bel salto di qualità. Noi ad oggi avevamo circa 290 già preiscritti per la gara di domenica, si preannuncia bel tempo, quindi il terreno sarà perfetto, come vedete dalle immagini anche che stiamo vedendo, quindi ci aspettiamo veramente una bellissima giornata di sport, di amicizia e grande agonismo. Assolutamente, peraltro, perdonami, diciamo, un'idea partorita in diretta, la dico in regia, tra un po', nelle prossime settimane faremo così, chi ci verrà a trovare per presentare un evento, gli daremo anche il meteo della sua manifestazione, così gli faremo vedere in diretta se troverà buono o cattivo tempo. Luciano. No, mi piace ascoltare Giuliano perché è veramente stato il pioniere di queste manifestazioni di mountain bike. Quasi 30 anni fa Giuliano, mi ricordo nei primi anni 90 quando organizzavate le prime gare di mountain bike, è cresciuto molto questo ambiente, ma tu pensavi che questo ambiente dopo 30 anni sarebbe arrivato dove siamo arrivati? E vi faccio i complimenti perché veramente ho visto le gare di questa stagione in Abruzzo, non c'è domenica che non c'è gara di mountain bike, quindi l'appassionato può veramente divertirsi e partecipare domenica per domenica a tutte le gare senza andare a fare le trasferte che magari in passato dovevano fare per andarsi a divertire. Sì, infatti adesso noi veramente le società tutte quante ci siamo riuniti, ci siamo guardati in faccia, abbiamo alzato un po' lo standard organizzativo, quindi noi in particolar modo stiamo lavorando sul discorso sicurezza innanzitutto, quindi sì. Domenica a Moscufo ci saranno almeno 100 tra volontari, staff dell'organizzazione, soccorso, forza dell'ordine che presidieranno i 17 km del circuito che sarà ripetuto due volte più il lancio per un totale di 40 km tondi. Il dislivello totale è di 1300 metri, quindi è un dislivello non estremo, importante. Noi cerchiamo di curare tutti gli aspetti per far crescere appunto il movimento, non cerchiamo di non trascurare neanche il più banale dei dettagli. Vogliamo con lui anche parlare del vostro team, in quanti siete, come mai vi siete appassionati a questo sport? Dice appunto. Sì, noi siamo nati come team nel 2009. Eravamo di fatto, diciamo, il nucleo storico era già di fatto unito dalla passione. Nel 2009 abbiamo deciso di unirci anche come team, quindi partendo dalle divise, per intenderci. Piano piano siamo cresciuti, quest'anno contiamo 24 tesserati. È il sogno di comunque entrare nell'organizzazione. Abbiamo partecipato a diverse manifestazioni, molti circuiti, sia in regione che fuori. Il pallino è stato sempre quello di volerci cimentare nell'organizzare qualcosa per la nostra regione, e da 3 anni collaboriamo, diciamo, con Uliano nell'organizzazione del Tour degli Ulivi, e Uliano da quest'anno è entrato a far parte in maniera ufficiale del nostro team, è un nostro tesserato, quindi insomma speriamo di continuare a lungo su questa strada. Rapidissimamente Luciano, perché siamo in chiusura, sono già le 22. No, volevo solo dirvi, già che voi avete avuto anche l'esperienza di manifestazioni fuori regione, che cosa manca probabilmente oggi alle nostre organizzazioni per effettivamente fare questo
salto di qualità che merichiamo? Ma allora, diciamo che a livello di territorio manca ben poco. Forse agli altri manca qualcosa. Esatto, forse agli altri manca qualcosa. Si dovrebbe solo proseguire nella strada che si sta seguendo con l'Abruzzo Cup, cioè quello di in qualche modo consorziare le società, fare un'unione di forze. È quello che, diciamo, ha fatto grandi tante manifestazioni che poi si vanno a fare a 600 km da qui. L'unione tra le società è fondamentale. E allora rivediamo la locandina, così diamo l'appuntamento domenica 2 aprile, eccolo qua, Bike Energy MTB Team organizza il 23esimo Gran Fondo Tour degli Ulivi di Mountain Bike, assolutamente evento che seguiremo, noi vi facciamo l'in bocca al lupo per quello che è un bel appuntamento, intanto meravigliosamente, fatemi, la regia ha trovato il meteo di Moscufo, domenica, sono 19 la massima, 11 la minima, ci possiamo accontentare. Temperatura giusta. Sì. Temperatura perfetta, ideale. Perfetta. Credo che ci siamo, c'è solo una nuvoletta, ma mi sembra veramente qualcosa di risibile. Speriamo che non sia la nuvoletta di Fantozzi. No, speriamo di no, speriamo di no. Va bene, va bene. È stata una lunga puntata. Luciano, tu volevi fare un dono a Giuliano? Sì. Volevo offrire appunto delle bottiglie di vino della tenuta Ulisse. Grazie, in bocca al lupo per la vostra manifestazione, sicuramente. Eccolo qua, un in bocca al lupo. Grazie mille. Un presente. Sperando che sia una bella giornata. E allora, con l'in bocca al lupo per la giornata e con gli appuntamenti alle mie spalle, io saluto Luciano Rabottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Grazie, in bocca al lupo per la sua Androni Sidermec Bottecchia. Alessandro Spezialetti, ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Grazie e complimenti ancora per la vittoria ad Umberto Di Giuseppe. Ciao Umberto. Grazie a voi. Grazie a Giuliano Starinieri. Ciao Giuliano. In bocca al lupo. Grazie a voi. Così come facciamo l'in bocca al lupo anche a Paolo Grande. Crepi. Speriamo che sia una bella giornata quella di Moscufo. Saluto più grande, l'in bocca al lupo più grande va ai due ragazzi. Complimenti a Fabrizio Titi e anche a Matt Chambers. Ciao ragazzi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Maurizio Daguin regia, grazie a Silvia Gentile alle camere, noi ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.